Beh, intanto va un ringraziamento ai tifosi che sono rimasti fuori per tutta una partita a sostenerci, perché non c'è nessun tipo di, come dire, di vittimismo sulle due giornate, nel senso che l'episodio è successo, però purtroppo quando succedono queste cose pagano tutti, anche chi in verità è tutto un anno che segue la squadra, che spende tempo, soldi, chilometri, affetto, emozioni, e vedere insomma i playoff fuori credo che sia veramente una punizione molto grossa. Quindi il primo pensiero va a tutti i nostri tifosi. Vabbè, a parte il fisico che in attacco ha fatto la differenza, l'ho cercato molto, ma l'importanza che ha assunto Auda dal punto di vista difensivo, perché ti permette di fare tante cose. Stasera avevo dalla zona, anche se poi passava da uomo praticamente, di qualità, poi passava da uomo. Che valore ha lui? E poi ti volevo chiedere, alla luce di quello che è accaduto in questi giorni, la squalifica del campo e tutto, se vi dà maggiore voglia di andare avanti per ritornare a giocare davanti al proprio pubblico. Allora, sul discorso del lungo è chiaro che ci aiuta non poco il fatto che lui possa fare uno show forte di difesa sui pick and roll, il fatto che lui possa cambiare sistematico. Lui ha fatto solo un errore difensivo quando era il quarto quarto, quando sull'ultimo pick and roll sull'elbow mancavano 6 secondi, non è saltato fuori forte perché era molto laterale, e invece lì bisogna cambiare fuori, però questo ti dà molta forza. E poi anche un bel muscolo, quindi muscoloso, quindi può buttarsi contro i corpi loro. In questo momento è favorita un po' Trento, perché ha fatto le campo, ha fatto 1-1 qua, è stata brava. E quindi dovremmo essere bravissimi noi per andarla a vincere. L'unica cosa che dico con grande, così, presunzione, che credo che sia una cosa che non mi appartenga tantissimo, che penso sempre che poi gli altri sono sempre più bravi. Allora credo che questa squadra più va. Se andiamo avanti, forse con i due nuovi innesti, magari Alex imparerà tutti gli schemi, imparerà a conoscere meglio i compagni. Poi possiamo dire la nostra fino in fondo, e ci piacerebbe davvero ritornare davanti al nostro pubblico.